sera chi degustava un crostolo di Urbania nella splendida cornice di San Domenico, chi la polenta di San Costanzo abbracciato da Porta Giulia, chi ammirava l'Arco d'Augusto con uno spiedino di carne in mano, chi invece degustava del buon vino nei pressi di Santa Maria del Suffragio. L'area del Duomo profumava di tartufo di Acqualagna, mentre quella di Santa Maria Nuova di pesche di Monte Labbate. Sono queste le 7 tappe degustative protagoniste del tour degustativo Around Fano in Gir per Fan, che si è concluso registrando un sold out nella serata con un'ottima partecipazione di cittadini e turisti nel centro città. L'evento, organizzato dalle associazioni della Proloco di Fano con il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune e l'Umpli provinciale, ha concesso per la sua 7ª edizione un'occasione anche per visitare i luoghi della città a volte nascosti ma che racchiudono al loro interno storia, arte e tradizione, accompagnati dalle sapienti guide dei diversi ciceroni delle scuole fanesi. Partecipanti alla manifestazione si sono dislocati senza difficoltà nei vari punti di interesse, accompagnati anche dall'ottima musica dei tanti concerti sparsi per le vie del centro. Musica che è tornata protagonista intorno alle 22:30, quando Marco Ligabue, fratello del grande Luciano, si è esibito in una piazza 20 settembre, strapiena, in un concerto a base di rock e pezzi originali del suo repertorio, conquistando tutti e facendo ballare la piazza intera. Sempre una scusa per bere, l'Italia dei giochi senza frontiere. Sold out anche quest'anno, dal tardo pomeriggio i biglietti sono terminati, mi dispiace per coloro che sono rimasti fuori. Abbiamo provato a recuperare qualche biglietto, ma in realtà poi le postazioni devono essere in grado di fornire tutti i prodotti da degustazione. Un'altra edizione possibile grazie ai tanti ragazzi che anche questa sera hanno lavorato assiduamente. Una bellissima serata aperta, molti giovani che hanno partecipato, perché è una serata divertente dove c'è in giro musica, dove la città è aperta, quindi veramente una bellissima serata, edizioni da ripetere, quindi siamo veramente soddisfatti noi Proloco di poter portare in una città una delle serate così.